Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Schianto tra un'auto e una moto in tarda mattinata oggi ad Arezzo. I mezzi dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti intorno alle 12 in via Vittorio Veneto. Nell'impatto è rimasto ferito un uomo di 74 anni trasportato a Siena con il Pegaso in codice giallo. Sul posto un'auto medica e un'ambulanza della Misericordia. Scoperto con oltre 40 dosi di cocaina, voleva far credere di averne soltanto 3 per uso personale, ma appunto così non era e allora è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Ha tentato di ingannare i finanzieri mostrando loro solo 3 dosi di droga per uso personale, sperando così di cavarsela con una segnalazione alla prefettura. Ma le fiamme gialle hanno approfondito il controllo e dal marsupio sono saltate fuori altre 40 dosi di cocaina. È successo nel centro storico di Montevarchi, in manette un cittadino straniero residente a San Giovanni Valdarno. I finanzieri, nel corso di un servizio di controllo, hanno notato l'uomo stazionare sul ciglio della strada nei pressi della stazione. Insospettiti l'hanno identificato e lui si è subito mostrato innervosito, poi il tentativo di raggirare i militari ed infine le manette. La droga, già confezionata e pronta per essere ceduta, è stata sequestrata assieme a 2.250 euro in contanti, secondo le fiamme gialle, provento dell'attività di spaccio. L'uomo si trova adesso nella casa circondariale di Arezzo a disposizione della Procura della Repubblica. Nel corso dei controlli nei pressi della stazione, ai quali hanno partecipato anche le unità cinofile, sono state identificate in tutto 57 persone, controllati 30 automezzi, segnalate 3 persone alla prefettura ed infine sequestrati 3 grammi di cocaina, 5 di hashish e 2 di marijuana. Una perturbazione in ingresso del Mediterraneo centrale porterà ancora pioggia e sui rilievi toscani, in particolar modo quelli settentrionali, potrebbe arrivare anche la neve nel passo della Calla. Come vediamo da questa foto della chat di Arezzo Meteo, la neve è già arrivata. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha dunque emesso un codice giallo per le prossime ore proprio per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Oggi 4 dicembre, Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, una cerimonia particolarmente emozionante presso il comando aretino. L'inno nazionale intonato dal coro dell'Istituto Martiri di Civitella e il tricolore sulla torre di addestramento della caserma dei Vigili del Fuoco che piano piano si compone. Un'emozionante cerimonia ha ricordato la santa patrona dei pompieri, Santa Barbara. Dopo la messa officiata dal vescovo Andrea Migliavacca, la caserma aretina ha accolto decine di ragazzi che hanno assistito alla simulazione di un incidente stradale. Mi premeva ricordare l'impegno occorso agli inizi di novembre per l'alluvione che ha visto i vigili impegnati sia fuori dalla provincia aretina che anche nell'Aretino, dove sono stati fatti molti interventi per danni d'acqua e da vento. A volte è stato ricordato che comunque insomma, gli uomini non bastano mai. Dal punto di vista dell'organico, qual è la fotografia che si scatta in questo giorno? Ma dal punto di vista dell'organico è chiaro che una carenza fisiologica c'è sempre, perché c'è il turnover, ci sono i pensionamenti, ci sono le nuove assunzioni. Tuttavia quello che mi sento di dire è che qualora noi abbiamo carenze di personale, chiediamo delle ore di straordinarie aggiuntive che vanno ad aggiungersi al lavoro ordinario che l'organico presente viene a fare. Per cui, per fronteggiare quelle carenze, abbiamo fatto riferimento appunto alle richieste di assegnazioni fondi specifiche. Momento clou della mattinata quando Spider-Man è sceso dalla torre ed è stato salvato da quei supereroi che si chiamano Vigili del Fuoco.
Ad Arezzo cala la qualità della vita, sono 8 le posizioni perse secondo la classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, che inserisce il territorio aretino al 45esimo posto sulle 107 province italiane. Lo scorso anno eravamo al 37esimo, il dato più positivo in questo caso, volendo insomma leggere anche quello che ovviamente sta andando bene, è quello che riguarda l'export sul PIL, dove Arezzo si posiziona terza, mentre il dato peggiore è quello relativo agli infortuni sul lavoro calcolato sui dati INAIL. In questo caso il dato aretino è di gran lunga sopra la media italiana e raggiunge i 17 infortuni sul lavoro ogni 10.000 lavoratori. Sul fronte giustizia e sicurezza la nostra città è 42esima con la perdita di 10 posti, cultura e tempo libero ancora scendiamo alla 59esima posizione con meno 12, migliora invece il capitolo ambiente e servizi che ottiene la 28esima posizione guadagnandone 23. Dopo i crolli, le aule gelide e così i genitori dell'Istituto Marcori in Valdarno scrivono al presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri. Hanno scritto una lettera al presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, in rappresentanza di tutti i genitori dei ragazzi dell'ISIS Valdarno di San Giovanni, scuola interessata dai crolli, chiedendo chiarezza e rispetto e denunciando poi che nei locali di via San Lorenzo ci sono classi al freddo e lamentando di non aver ricevuto più notizie dall'amministrazione comunale dallo scorso 5 ottobre. I genitori poi entrano nel vivo della problematica in merito alle reti di protezione, soluzione che la provincia ha scelto per ripristinare temporaneamente i locali del presso Marconi, non abbiamo ad oggi alcuna notizia di quanto dovranno rimanere e di quando verranno effettuati i lavori definitivi e di che tipo saranno. Poi un'ulteriore problematica che si inserisce nel quadro di una situazione non certo semplice. Ad oggi, con una temperatura di meno 1, nei locali di via San Lorenzo a San Giovanni Valdarno ci sono classi ancora con i riscaldamenti non funzionanti. Questa mattina le aule coinvolte sono gelide, molti ragazzi supportati dai genitori hanno deciso loro malgrado di non entrare. Le vacanze sono prossime, aggiungono i genitori, e abbiamo ragione di temere che si cerchi di temporeggiare il più possibile in attesa del rientro degli studenti nel plesso Marconi, che dovrebbe avvenire, secondo indiscrezioni, nel mese di gennaio. Per tutti questi motivi, i genitori si appellano al presidente della provincia per un tempestivo intervento per la risoluzione dei problemi. Creti è un'opzione folcloristica, sono delle storture della politica. Questo si legge nella lettera che il Comitato Sava ha inviato al presidente Giorgia Meloni in merito appunto alla scelta di Creti per la stazione Medio Etruria. Nella missiva l'avvocato Grassi sostiene quanto la stazione invece a Rigutino potrebbe essere strategica e chiede alla Premier di svolgere la sua funzione di controllo e guida. È invece felice di questa scelta il sindaco di Cortona. Il tavolo tecnico, al quale lungi da me di far parte, ha deciso appunto per la prima soluzione, che poi è una soluzione che ancora credo debba essere approfondita, che è la stazione su Creti, un tratto che si presta moltissimo. Peraltro era stato già annunciato questo anche da ingegneri che si occupano appunto di queste tematiche, che si prestava come zona. E quindi noi siamo ad attendere se porteranno avanti l'idea e il progetto su Creti, oppure se potranno anche cambiare evidentemente idea. Quello che mi dà fastidio, francamente, è il fatto di dire o si fa da una parte o è meglio niente. Questo francamente non lo accetto. Io credo che si debba fare sull'Aretino. Poi se si fa Creti posso dire di essere contento. Sono il sindaco di Cortona, non posso che esserlo. Evidentemente, ma se verrà poi dire facciamo su Rigutino, io appoggerò anche Rigutino, quindi da parte mia basta che si faccia la stazione, non ho preclusioni su nulla, se serve il mio appoggio ci sarà per un posto o per l'altro. Il giornalista Fulvio Scaglione ad Arezzo per una serata organizzata dalle ACRI, durante la quale saranno affrontate le origini del conflitto tra Israele e Palestina. Una serata per indagare le origini del conflitto israelo-palestinese tra passato e presente. Israele e la Palestina, le radici di un dramma, il titolo dell'incontro
promosso dalle ACLI di Arezzo. L'appuntamento è in programma alle 21 del 6 dicembre all'Auditorium Aldo Ducci ad Arezzo. L'appuntamento riguarda un approfondimento sui temi della pace di questi nostri tempi, soprattutto la Palestina. Verrà ad Arezzo Fulvio Scaglione, che è stato per anni redattore di Famiglia Cristiana e esperto delle questioni palestinesi, in quanto ha vissuto proprio giornalisticamente le vicende della Palestina per diverso tempo. Si svolgerà nella sala Montetini del Comune, in piazza del Comune di Arezzo, il 6 dicembre alle ore 21. Ufficializzata la nuova intitolazione a Guido Guidotti Mori nell'area verde prossima a via Tommaso Sgricci ad Arezzo. La cerimonia si è svolta proprio questa mattina alla presidenza del vice sindaco Lucia Tanti e dei rappresentanti delle autorità civili e militari e dei familiari. Rimaniamo ad Arezzo perché ancora un weekend davvero con tantissimi arrivi nella nostra città per tutte le iniziative legate alla città del Natale, ma in questo weekend c'era anche la concomitanza con la fiera antiquaria. Quello appena conclusosi, stando alle prime stime dell'ASCOM, è stato il fine settimana con il maggior numero di presenze dall'avvio dell'edizione 2023 di Arezzo Città del Natale. La combinazione antiquaria e Natale dunque non ha deluso, anche se nella giornata di sabato era stato il maltempo a mettere in pericolo il fine settimana. Domenica 3 dicembre, poi, complice una bellissima giornata di sole invernale, il boom c'è stato. In particolare domenica, spiegano dall'ASCOM, abbiamo visto affluenze davvero importanti. È sufficiente pensare che sono stati 53 i pullman turistici che hanno fatto tappa in città. Una sorta dunque di prova generale per il weekend dell'8 dicembre, già sold out negli alberghi arettini da mesi e data storicamente tra le più gettonate per un tour fuori porta. Inutile dire che per questo ponte ci saranno da sopportare verso il centro cittadino disagi alla sosta e al traffico. Anche nel weekend appena passato, lungo il raccordo autostradale Battifolle Arezzo e in prossimità delle uscite dell'Autosole, oltre che lungo tutte le principali arterie d'ingresso in città, non sono mancate code e rallentamenti. E la magia del Natale si è accesa anche a Cortona, è una iniziativa, quella che si chiama Natale di Stelle, che ci accompagnerà appunto per tutte le festività natalizie. Sentiamo. Have a holy, jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends and all, and everyone you meet. Luminarie accese, videoproiezioni sulle facciate dei palazzi del centro, mercatini natalizi con artigianato e specialità gastronomiche, presepi artistici, casa di Babbo Natale, un'isola riflettente e 50 appuntamenti. A Cortona si è così acceso il Natale di Stelle, protagonisti il centro storico e i principali borghi. Oh oh, buon Natale! Partirei da Piazza Repubblica, che vede un mapping su tutti i palazzi circostanti la stessa piazza. Piazza Signorelli con i mercatini più artigianali e con un gioco di specchi e di luci, per arrivare poi a Piazzale Garibaldi, dove insiste il mercatino più food e la giostra per i più piccoli. Ma passando per Via Nazionale si può notare benissimo la casa di Babbo Natale e la presenza dei presepi artistici, quindi un Natale a 360 gradi. Poi c'è tutto il resto del territorio, a partire da Mercatale con anche lì degli eventi organizzati dalla Proloco che ringraziamo, Terontola, Camuscia con due weekend ricchi di eventi e di artisti di strada e non solo, perché ci saranno anche i ragazzi delle scuole che allieteranno queste serate, quindi un Natale che pensa tutto il territorio. Sino al 7 gennaio sarà un susseguirsi di spettacoli, incontri, concerti e momenti di solidarietà. Ci sono tantissimi eventi, ma vorrei puntare lo sguardo proprio su alcuni che riguardano sia la stagione teatrale con il 5, con uno spettacolo dedicato a Maria La Callas, in cui celebriamo i 100 anni appunto della nascita proprio quest'anno. Sembrava giusto per Cortona riuscire a celebrare questa grandissima figura. Poi il 7 appunto avremo l'opera lirica con la coro orchestra che eseguirà Tosca. Il 15 ancora l'orchestra regionale toscana, sempre all'interno della stagione teatrale del Teatro Signorelli. E poi abbiamo una serie di conferenze molto interessanti organizzate dall'Ufficio Cultura e dal MAEC con Paolo Giulierini, che per il momento è qua da noi, appunto il 16.
con una conferenza che riguarderà lo scavo di Ossaia, e il 27 invece una conferenza molto interessante a Terontola, questa volta fuori della città, che riguarderà una spada che è stata ritrovata dell'età del bronzo nel 1800 e che è conservata al Museo Archeologico di Arezzo. Pochi la conoscono, ma è molto interessante. E poi chiaramente la colazione di Capodanno il 1° gennaio con il concerto appunto della Coro Orchestra, ormai è diventato un appuntamento stabile lo stesso pomeriggio alle 17. Torna infine anche la rappresentazione del presepe vivente di Petraia, che toccherà anche il cuore del Borgo della Val di Chiana domenica 8 dicembre in Piazza della Repubblica. Quindi nel calendario degli eventi ci sarà anche l'uscita fuori da Petraia, su Cortona, del presepe appunto dell'organizzazione di Petraia. Ci spostiamo adesso invece a Laterina, perché ha preso il via proprio ieri la 25esima edizione della mostra concorso dei presepi. La magia dei presepi torna a Laterina, nel successivo borgo valdarnese, la 25esima mostra concorso. Di cosa è fatta la mostra concorso? Logicamente di presepi, alcuni in mostra semplicemente, altri invece partecipano al nostro appunto concorso, che è fatto di due categorie, la prima per le scuole, associazioni, gruppi, e la seconda invece per i privati. Via e piazza centrale con stand gastronomici e mercatini delle donne di Laterina. In pieno clima prenatalizio poi anche il villaggio di Babbo Natale, dove poter consegnare la letterina. Protagonista però il presepe vivente e tanti presepi, ognuno caratterizzato dalla sua unicità, tocco speciale intimo di tutto l'evento. Quest'anno abbiamo 37 presepi in concorso e tantissimi in mostra. Ci sono mostre di artigianato locale, nel senso che i nostri fabbri più famosi hanno pensato di poter arricchire la chiesetta di San Biagio con le loro opere. C'è un presepe a parete, un presepe siciliano, che è con noi da tanti anni, restaurato quest'anno dai nostri bravissimi falegnami dell'Officina dei Presepi, e altri vecchi presepi che potevamo recuperare da artigiani sempre locali, e un presepe a grandezza naturale che è della comunità di Nuovi Orizzonti. I vincitori della mostra concorso saranno decretati da chi verrà a trovarci. Ogni presepe è contrassegnato da un numero e perciò sarà semplicissimo votare il numero che più ci piace. Per il 25esimo anniversario l'associazione Presepi ha anche pensato di promuovere la mototerapia per bambini e adulti con difficoltà, grazie alla collaborazione con la SD Freeze-Line Metti in moto il Natale. Abbiamo cercato di riempire di contenuto la mostra concorso. Laterina, che è proprio un presepe a sé, darà i propri spazi alla mototerapia. E quindi troverete moto per i bambini che hanno delle difficoltà e tutto quello che comporta una manifestazione di questo genere. La mostra concorso Presepi tornerà giovedì 8 e domenica 10 dicembre, quando sarà possibile anche salire su una vera moto in totale sicurezza. E siamo alla pagina sportiva, partiamo da Arezzo Lucchese, che è finita 1-1. Sentiamo le interviste a fine partita. Io credo abbiamo fatto una buona gara, non meritavamo assolutamente di perderla. Anzi, io credo tutto sommato, forse non meritavamo più noi di loro, però non sta girando, dai. E sia dal punto di vista degli episodi, sia dal punto di vista dell'infortunio, non sta girando, speriamo che questo risultato raggiunto oggi sia un'inversione, possa essere la prima, perché venga un'inversione di tendenza, perché sapete meglio di me, no? Un minuto prima, esecuzione bellissima, palla interna e fuori, dopo due minuti di là, insomma, non sta girando. E poi infortuni anche questo qui, traumati o lussazione della spalla. Passerà, eh? Grazie di no. Era Regolanetto, e se era Regolanetto c'era anche l'espulsione chiara, commissore. Non capiva benissimo, il quarto minuto, però l'arbitro l'ha vista così, non possiamo fare niente. È un'emozione enorme tornare dopo comunque un periodo difficile,
un mese comunque dove ho cercato di ritornare il prima possibile, quindi dai, sono contento. Questo campionato ci sono squadre fortissime, puoi fare punti e perderli con tutti. La Lucchese oggi è una squadra forte, e comunque ci ha messo in difficoltà, noi abbiamo fatto la nostra partita, è chiaro che secondo me abbiamo raccolto un pochino meno di quello che potevamo ottenere. Però dai, noi adesso dobbiamo pensare a Sassari, la Torres, e cercare di ottenere il massimo, perché questo è un campionato che puoi fare punti con tutti. E parliamo di pallavolo, quinta giornata e tris di vittorie consecutive per gli aretini di coach Morelli, che superano al quinto set la formazione di Remo Masi in un pala Maccagnolo sold out. I botoli hanno cominciato un po' sottotono. Il primo set infatti è andato a favore degli ospiti 21-25. Secondo set, con una buona reazione dei padroni di casa, gli aretini concedono meno agli avversari e il set si chiude per 25-19. Terzo parziale nelle mani dei fiorentini, che hanno conquistato un vantaggio iniziale di 5 punti per chiudere poi sul 20-25. Il quarto set ancora a favore degli aretini, che ritrovano un po' di smalto e lottano portando a casa il set per 25-20. Tie break al cardiopalma, perché entrambe le formazioni ovviamente volevano portare a casa la vittoria, ma poi gli aretini hanno conquistato il set decisivo per 16-14. Prossimo impegno ancora tra le mura casalinghe, sabato 9 dicembre alle 17:30, quando arriverà la formazione di Prato appunto al pala Maccagnolo. Al pala Estra invece una vittoria della SBA, che torna a sorridere. Torna a sorridere l'AMBC Servizi, che dopo un periodo di appannamento riesce a prendere 2 punti contro un avversario di qualità come la Cantini Lorano Firenze. La SBA ha il grande merito di tenere testa avanti per tutti i 40 minuti, respingendo i tentativi finali di rimonta dei fiorentini. L'Arezzo parte subito con determinazione, cercando di spingere in velocità. Nel secondo quarto gli ospiti riescono a coinvolgere nel proprio gioco di attacco Nicocci, che mette in difficoltà la difesa aretina. Le triple di Sacchellario completano il recupero della Legnaia. La SBA però ha uno strappo nei secondi prima dell'intervallo, quando la schiacciata di Iannicelli ed un appoggio di Pelucchini sono canestri preziosissimi che portano gli Amaranto al riposo sul 36-29. Al rientro in campo gli ospiti provano a ricucire il divario, ma la MVC Servizi è molto attenta in difesa. Iannicelli si prende la responsabilità nell'uno contro uno e mette a referto una tripla che lancia a lungo Amaranto, seguito poi da un canestro di Terrosi che vale più 11 alla terza sirena. La Cantini Lorano gioca la carta della zona, ma Terrosi la punisce dall'angolo con 2 triple. Firenze reagisce e capitalizza, avvicinando pericolosamente la squadra di coach Zanardo sino al meno 3. Un gioco da 3 punti di Semprini e una tripla di Rossi fanno saltare il Palasport Estra, che festeggia assieme agli Amaranto per il successo finale 77-69. Il girone di andata termina così con una vittoria che fa alzare il morale all'AMBC Servizi, che domenica prossima sarà impegnata nuovamente al Palasport Estra contro Sestri. Gianmarco Iannicelli, giocatore originario di Roma, quest'anno appoggiato alla corte di coach Evangelisti. Visti, cosa ne pensa della partita? Allora, io penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, e sia in attacco sia in difesa ci siamo aiutati, e è questo che dobbiamo fare sempre d'ora in poi. Secondo me ci può portare ad ottenere risultati, e stiamo migliorando giorno dopo giorno anche negli allenamenti, quindi ecco, questo essere squadra ha cambiato la partita e ha cambiato l'andamento anche, e ci ha permesso di vincere. Ed infine chiudiamo parlando di tennis. Un perfetto equilibrio nella finale d'andata dei play-off per la Serie A1 tra il Tennis Giotto e Ata Battisti di Trento. La prima squadra maschile del circolo aretino ha giocato tra le mura amiche il primo scontro valido per la salita nella massima categoria, e facendo affidamento sul tifo e sul calore di un numeroso pubblico è stata protagonista di un bel confronto terminato sul 3-3. L'appuntamento decisivo è fissato per domenica 10 dicembre per la gara di ritorno. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci. We'll be right back.